due libri che gli studenti hanno. Uno è il Dofles, Ultime tendenze dell'arte d'oggi. Ah, bello, esattamente, quello è rinnovato. Un libro rinnovato, però lui affronta l'argomento tendenza, no? Che esce fuori dalla proposizione di stile. All'interno di questo lavoro, che lei con per mezzo delle parole, degli esempi degli artisti, cerca di capire l'arte e di farla vedere anche a chi non necessariamente ha una formazione prettamente artistica e quindi immediatamente fruibile da parte del prossimo. E abbiamo un po' analizzato in questi due giorni già con gli studenti il caso di Slemmer. Perché? Perché oggi più che mai, parliamo del 2018, no, un'idea dell'arte totale, al di là dei sistemi massmediatici che abbiamo, della compromissione, no, di questa furia di immagini che di per sé entra sempre di più, via un po' per i social media, che se ci fosse più due anni vivo, no, darebbe un senso, un indicatore diverso. Ma di fatto Slemmer è il primo che pensa come unire dal punto di vista sinestetico i sensi, no? Udito, no? Musica, e architettura anche, perché all'interno della sua struttura oggettuale del corpo c'è l'oggetto, una forma, no? È un po' quello che è accaduto con forme uniche nella continuità dello spazio, allo stesso tempo di Boccioni, no? Che un'altra rappresentazione e configurazione importante. Adesso i miei studenti piano piano le faranno delle domande relativamente all'autore, agli oggetti che spesso si trasformano, si mutano all'interno dell'arte, e alla fine realizzeranno proveranno a realizzare una riproposizione 3D, quindi faranno un plastico, un modello, prendendo il balletto triadico di Slemmer che lui fece all'epoca. Quindi è bello perché proprio loro si misureranno sul ricontestualizzare la storia in un momento presente e contemporaneo, quindi definendone la funzione. Siccome voi avete scelto Slemmer, Schlemmer è uno dei protagonisti della pausa. Ma che cosa era prevalente nella pausa? L'architettura. Qual è la caratteristica fondamentale dell'architettura? Che l'arte deve produrre un oggetto d'uso, cioè tu non puoi non tenere con l'architetto, certamente è un artista, come si fa a dire che Miss Van der Rohe non è un grandissimo artista verso il piano, eccetera, eccetera. Però lì c'è il problema della possibilità di utilizzare, eccetera, che implica degli ampliamenti. Il fatto che una cosa deve essere utilizzata implica degli studi sugli spazi, i comportamenti, le cose particolari che si devono fare. Per esempio, al Barocco, quando ha fatto un sanatorio famoso, ha studiato il rapporto alle minorazioni che avevano gli ospiti di questo sanatorio, persino nel lavandino, eccetera, eccetera. Quindi il modello dell'arte nella Bauhaus è che, per quanto si possa arrivare a livelli altissimi, lo scopo deve essere l'uso. Tant'è vero che loro alla Bauhaus
avevano dei contributi che vuole che veniva a mancare lo scioglimento eccetera, ma creavano anche dei prototipi da vendere. Quindi questa faccenda io la legherei poi in questo titolo al problema per esempio della committenza. Poi parliamo anche della committenza rispetto alla pittura. Uno crede che la committenza sia un limite e invece no, insomma. E intanto è una possibilità di piacere, mica aveva Don Raffaello non aveva le stanze, avrà avuto una stanzuccia, insomma. No, lui stava abbastanza bene e contorno che era malconciato, insomma. Quindi la committenza ti pone dei problemi e quindi tutto sommato è il problema più generale di non farsi una cosa per sé, ma farla reagire con delle richieste, con dei problemi. Beh, naturalmente facendo delle scelte, pensate ragazzi, proprio siamo nel balzo, per esempio, che nel momento in cui si parla del design, della funzionalità stessa, Minsky, no, che è stato un altro degli esponenti proprio del Bauhaus, di fatto crea la cosiddetta, siamo in Piemonte, no? la studio 42, che fu una delle macchine da scrivere Olivetti, durò 3 anni quella progettazione lì, no? Quindi di fatto loro sono stati quelli che hanno adattato le nuove esigenze anche tecniche, che di fatto abbiamo parlato di era Gutenberg, perché c'è stata questa trasformazione tra quello che è il mondo visivo con quello che invece poi negli anni 60 si andrà a definire come periodo freddo, no? Secondo sempre le considerazioni di McLuhan. Ma voi, che logicamente in questi mesi che ci siamo incontrati anche durante le varie lezioni, no? Avete avuto un modo di vedere, appunto oggi si parlava di committenza, come la committenza è cambiata, e di fatto prima che la committenza veniva dall'alto, no? Adesso la committenza inizia a venire dal basso. E quindi il rapporto di progettualità, io artista che creo le ipotesi, voi stessi, si pone nell'interfacciare prima di tutto il concept, quindi il vostro progetto, facendolo partire ed iniziare da quello che vuole il pubblico, no? Quindi la base essenziale non è tanto quello che io solo ho da dire, ma farlo funzionalizzare rispetto a quello che vuole il pubblico. Si inserisce in un contesto, assume un senso, un significato, no? Logicamente le competenze, perché si parla anche di questo, le competenze sono tante, vale a dire che a differenza dell'inserimento che si aveva un tempo nel Medioevo, pensiamo, no? Dove di fatto l'idea di arte applicata doveva essere estesa, no? Abbiamo parlato di Vasari, no? Dell'idea stessa dell'artigianato, che l'artigianato poi man mano si muta e definisce sempre più il ruolo dell'artista come forma ed espressiva di se stesso, non di ripetizione di canoni, no? Perché nel Medioevo per certi versi si preferiva o prediceva il decorativismo, il decoro cosiddetto, no? Quasi a mascherare, abbiamo parlato sabato, giusto per chi di voi c'era la lezione di sabato, ma mascherava, di fatto neutralizzava quella che era l'identità veramente espressiva che magari l'artista voleva comunicare. Schlemmer, no? Come il balletto tridiaco, in quanto si divide? Ricordate? Tre parti. Questo l'ho fatto in uno scritto precedente che si chiama così. Se Fontana avesse fatto solo i tagli,
la risposta sarebbe uno dei dati concettuali. Però ho cercato di dimostrare come, per esempio, a partire dal 30, ma si potrebbe andare anche più indietro, perché lui è cominciato anche qui, dal 30 al 34 c'è già un grandissimo artista. Ecco, io ho fatto tanti spezzoni, per cui che non avevano assolutamente niente a che fare con questo inizio dei buchi, per dimostrare che la grandezza di questa festa. Secondo lei, il Bauhaus ha coniato quello che noi oggi intendiamo per design? Se il Bauhaus è riuscito a coniare e ancora oggi in sostanza esiste quello che noi intendiamo design, se il movimento è riuscito a far questo, a farlo persistere fino ancora oggi. Tutti ha inventato il termine realismo, che non significa assolutamente niente, perché oggi già tutto, ma studiateci questo sforzo che gli artisti fanno, perché questo è veramente il problema, cioè dice che un'opera d'arte non devi affrontare dall'alto, dalla sinistra, da destra, sopra, da dietro, per cercare di capire, insomma. Un autore di oggi non direbbe mai che la sua opera è realista, perché il realismo significa dipendenza dalla realtà. Direbbe il reale, cosa significa il reale? Che ha una sua vita. Perché il problema dell'arte è uno, diciamo, che deve essere una cosa vitale, cioè secondo come una persona che vive, e lui deve poi vivere più di noi, deve essere vitale, tu la guardi. Io dico sempre, quando un'opera importante la vedi una volta, poi non è che la vai a rivedere, è un incontro e muore. Quando io andavo a Firenze, con mio figlio era una specie di pellegrinaggio, attraversare Ponte Vecchio, chiesa di Santa Felicita, deposizione del Ponte. Ma non è che io uno mi dice andiamo a rivedere, no, è un incontro nuovo. E io dico, se lo è permesso a un centenario, che come l'amore, se la persona che ami, ma anche l'amico, non lo senti come nuovo nell'incontro.